fucking bitch. Hey là ragazzi, salve a tutti, bentornati con una nuova parte del Let's Play di Pikmin 3, giorno 15. Nella scorsa parte abbiamo battuto il mangia deserti, quel che cacchio è, il divora deserto. Oh fuck. Fiume tramonto, ah la nuova area. Oh, geniale. Guardate, qualcuno sta inviando segnali da quella posizione. Che si tratti di quell'abitante di Okotate, il capitano Olimar. Di sicuro, chiunque sia, quell'individuo ha la nostra chiave di attivazione. A me fa un po' paura, non è che ci ruba il nostro cibo? Brittany, non preoccuparti. Io ti... Bene, scendiamoci subito in quell'area. Geniale. Fiume tramonto. Allora, diciamo che potremmo tornare qua alla selva sorgente perché ci siamo dimenticati un paio di cose, tipo ci siamo dimenticati il limone, ci siamo dimenticati di fare un ponte, definire il ponte lì rosso, ci siamo dimenticati sì, il limone, un pezzo di cocomero e dal boss due targhette perché servono appunto per identificare qualcosa. Ma ci torneremo più avanti perché tanto è una roba breve da fare, non ci vorrà molto. Quindi subito verso il fiume tramonto. Il fiume tramonto mi dà qualcosa di buono, mi dice qualcosa di buono, dai. Speriamo. E io spero che sia quell'area che penso io. Tanto abbiamo quella specie di comunicazione là sopra. Capitano, questa è l'area in cui abbiamo captato il segnale dell'abitante di Okotate. Quel tizio ha sicuramente la chiave di attivazione della Drake. Andiamo verso l'origine del segnale, senza dimenticarci di cercare frutta da mangiare, però. Cacchio, Brittany, non mi sembravi così così mangiona all'inizio. È la febbre del cibo, sicuramente. Cambiato formazione 40-30-30, non so il perché. L'avevo cambiata per il boss. E boh. Adesso c'ho questa. Wow! No ragazzi, non ditemi che quelle cose sono i mezzi di tra... Ah, oh, 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 oh! Gli ridococchi! Gli ridococchi! Non ci credo! Ragazzi, gli ridococchi abbiamo trovato. Fantastico. Finalmente. I ridococchi danno praticamente tutto. Cioè vi risanano un sacco la roba. Grande. Ma qui c'è ancora il muro. Oh, là c'è un altro. No, non mi sembra da dove rifare d'assalto quello da là. Un ponte. Ok, ci servono tasselli. Oh fuck, cos'è? No, lo sapevo. Guardate, nel nido di quell'essere è incastrata una cipolla. Dobbiamo liberarla al più presto. Lo sapevo che c'era. Lo sapevo. Forza. Ok. Lo sapevo. Ragazzi, l'avete vista quella cipolla? Oh, cacchio. Finalmente, al giorno 15. Iniziavo a pensare che non la trovassimo più. Grandissimi. Questo mi sa tanto di mezzo di trasporto. Credo di poter salire su questa foglia di loto. Eh sì. Cos'è sta merda? Oh, voglio bombe. Non voglio sta robaccia. Bombe. Voglio far saltare in aria tutto. Boom. Wow! Fighissimo! Allora, andiamo di qua. Andiamo di qua. Poi dobbiamo esplorare anche dall'altro pezzo. Che c'è qui dentro? Pezzi, oh. Ok. Allora, gialli, fate il vostro lavoro.
Vai, 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 vai. E vai anche te. Ok. Ma chissà come si porta quel coso. Questi cosi qua. Forse dovremmo fare un giro strano. Per ora no. Oh fuck. Moschita vacua. È tornata. Quella c'era anche negli altri. Però fa... no ragazzi davvero. Oh fuck. Fuggite. Sto mandando al macello contro la... l'elettricità. Però ragazzi sta roba. Davvero va bene. Non sono un tipo che guarda la grafica dei giochi. A me interessa più che altro la storia. Però è assurdo. Quindi bella stupida rana. Sei morta. Non è vero. Sono morto io. No, sei morta te. Ah! Siamo tutti? Bene. Continuiamo. Oh, qui c'è un'altra, to. Salve. Vuole uscire dall'acqua? Vieni anche qui, magari. No? Non ha voglia? Via dall'acqua. Via dall'acqua. Via dall'acqua. Via dall'acqua. Via dall'acqua. Grande! Sei un grande. Oh fuck, altri pezzi. Costruiamo un ponte da zero praticamente. Signora? Mi dà fastidio lì, lo sa? Può venire? Grazie. Ah! Satta! Yeah! Ok. Adì, io provo a prenderli. Proviamo a prenderne uno. Dai. Uno solo, però. Vedo di vedere dove va. Spostatevi, ragazzi. Voglio vedere dove lo porta. Vai. Cosa fa? Oh, è pazzo! Ragazzi, è pazzo! No! 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 Il mio bambino! È pazzo! Dov'è? Figliolo! Ragazzi, è impazzito il Pikmin! Dove è andato? Ma no! No! Ah, è qui! Oh! Figliolo! Mi hai fatto preoccupare! Guarda che figata la moscola! Mio Dio, è impazzito, ragazzi! Ah, ho capito! Eh no, non ho capito un cacchio! Ma chi se ne frega! Andiamo! Salve! Come va? Casa sua questa? No, me lo chiedevo, perché mi sa che non mi può invitare, vero? E allora se credo che deve morire. Siamo sotto attacco? No, è morta. Ok. Grazie, signora. 96. È morto un Pikmin. Sa che ha negato un Pikmin, ragazzi. Vabbè. Ah, ho capito cos'è tutta sta strada. È per arrivare dal coso di là. Dorifora volante è questa, addirittura. Non me ne frega niente. Cacchio, sì che me ne frega! Oh! Porca vacca! Che bestiaccia! Ah, ho capito tutto, ragazzi, ho capito tutto, tranquilli. Tranquilli! Adesso si fa a modo mio, ok? Allora. Primo. Dobbiamo prendere uno di questi loti.
Dai, venite però. Aspettiamo il traghetto, ragazzi. Via. Fase 1. Poi si prendono tutti i cocci lì. Giù. Abbiamo liberato la strada, quindi tranquilli, eh. Prendete tutti. Anche voi. Guarda come aspettano il traghetto, tipo. Sono geniali. I miei figlioli. E anche questi si prendono. Via. Se muoiono, ho fatto una cagata. No, non moriranno, sono i miei piccoli. Li ho addestrati bene. Me lo sento. Vai. Dovrei aver capito, probabilmente. Forse ho capito che tipo... Allora, loro aspettano il traghetto lì. Vanno di qua. Poi questi per i roccia. Quindi lasciamogliela loro. 5. Ragazzi, è la prima volta che vedo una moschita vacua morta. È un palloncino. Che figata. Poi dovrebbero fermarsi. No, ragazzi, sono geniali. Sono già andati. Ma che grandi. I miei bambini. Dai. Dai. Bravo. Ragazzi, sono geniali. I miei pargoli. Come crescono in fretta. Hanno già capito tutto della vita. Ok, questi vanno là. No, fantastico. Va bene, hanno reso l'intelligenza dei Pikmin maggiore. Mi fa piacere. Perché quella degli altri erano handicappati, dai. Cioè, non si può. Erano dei mostri. Oh, qui c'è un qualcosa. Ah, ho capito tutto, ragazzi. Per la pianta estirpabile. Perché qua mi segna che è un frutto. Ok? Ho capito tutto. Tranquilli. Me ne frega del colore, via. Non sono razzista. Non sono razzista con voi. Portate anche questo. Ho fatto un po' di vittime rosse, mi pare. Ecco. Dai però. Dai però. Ok. E bombe. Olè. Dimmi che ci siamo tutti. Ti prego. Dimmi che ci siamo. 100 su 100. Vamonos. Perfect. Ah, qua non è finita. Fuck. C'è ancora qualcosa in giro allora. Ma di là abbiamo esplorato abbastanza, direi. Di qua poco e niente. C'è il traghetto anche di qua? E là! Traghetto! Ragazzi, sono caduti in acqua quelli. Niente, il traghetto è fuori uso purtroppo in questi giorni. Vai, porta questo. Buon, dai. Allora, intanto abbiamo scoperto una nuova specie che sapevo già che c'era in sto gioco, ma non sapevo che fosse qui. E questa mi fa piacere. Poi dobbiamo solo trovare il modo di raggiungere l'altro pezzo. Andiamo a vedere. Anzi, per sicurezza li lascio tutti qui. Boh, vado solo con lei. Andiamo a esplorare, andiamo a vedere cosa potremmo fare nella prossima parte. Ah, qua ci sono tutti i rimasulli, vabbè. Non mi importa. Allora.
Che pezzo non abbiamo esplorato, tipo? Scendi. Dai, veloce. Mi sa di qua, vero? Sì, è di qua anche, che non siamo andati. E là. Buongiorno. Si può? Ho lumi in fiore. L'elettricità. Schifo. Oddio! È un mostro! Non sono un mostro. Niente, ok. Era un idrotalpa, vero? Credo di sì. Nessuno perso? 100, 100 persi. Ma cosa? Boh. Va bene. Direi che può bastare. Abbiamo scoperto i nuovi Pikmin. La nuova cipolla. Dobbiamo solo trovare il modo per congiungere il ponte. E ricongiungere il ponte. Non siamo riusciti. Ok. Oggi niente. Mi dispiace. Buon appetito. Buon appetito. Vorrei dire che nella prossima parte andremo in quella grotta che ho appena visto. Che figata però le cose tutte colorate. Ho sempre adorato i colori. 2.27, 2.33, 2.39. Ne abbiamo persi 6. Siamo a 20 frutti, 17... Cos'era? 17? 17 tipi, mi sa. Boh. Sulla sponda opposta del fiume abbiamo scoperto un nuovo tipo di cipolla. Sembra impigliata in una specie di ragnatela di una bestia indigena. A giudicare da quanto osservato finora, sembra che i Pikmin cambino adattandosi all'ambiente. Quindi le capacità dei nuovi Pikmin potrebbero aiutarci nell'esplorazione di nuove aree. Forse se li salviamo collaboreranno? Eh sì. Mica sono stronzi come altri tipi di Pikmin. Oh mio Dio, lì è pieno di tesori. Nella grotta in cui sono andato adesso è pieno di tesori, ragazzi. C'ho paura. Vabbè, salvataggio completato. Quindi io, ragazzi, vi saluto qua. Ci vediamo alla prossima parte di Let's Play Pikmin 3. Qui da Landulf è tutto. Ciao a tutti. Porca vacca. Ho un brutto presentimento. Anch'io c'ho un brutto presentimento. Wow! È abnorme! No, lo so!